Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì e anche per questa volta abbiamo cambiato location del video, in modo che così si possa conoscere ed ammirare tutto ciò che circonda il nostro castello e quello che noi abitualmente amministratori e persone che lavorano all'interno del castello possono vedere. In questo modo lo possono vedere anche i cittadini di Fagnano da un altro punto di vista, a volte un po' nascosto. È estate, fa caldo, ci sono poche piogge dall'inizio dell'anno e quindi c'è questo grande problema della siccità e molti mi chiedono come mai il comune di Fagnano non ha ancora fatto un'ordinanza per vietare l'uso improprio dell'acqua. Ebbene, settimana scorsa ho avuto una riunione a Varese presso Alfa, la società pubblica che gestisce l'acqua della provincia di Varese. Dalla società è arrivato il consiglio di non fare ordinanze preventive per il consumo dell'acqua, quindi attendiamo comunicazioni da parte loro che controllano tutti i giorni e tutte le settimane il livello della falda acquifera e probabili problematiche legate appunto alla mancanza di acqua. Alfa dice anche di essere pronta in caso di emergenza con le autobotti o tutto ciò che serve per portare acqua potabile in casa alle famiglie. Quello che io vi consiglio di fare è andare sul sito del comune di Fagnano, andare sul sito di Alfa e troverete lì il vademecum da leggere e da seguire contro lo spreco dell'acqua. Per quanto riguarda le piscine domestiche, se si vogliono riempire le piscine domestiche bisogna chiedere il nulla osta. Anche lì, sempre sul sito di Alfa, trovate il modo e come fare per chiedere questo permesso. Quindi seguiamo tutti questi consigli che ci vengono dati e senza il bisogno di fare ordinanze evitiamo di sprecare acqua e facciamo attenzione ai consumi. Gli eventi della settimana. Questa settimana sono due eventi differenti che coprono l'intero weekend e partono tutti da venerdì sera. Partiamo con il primo. Questa sera dalle ore 19 presso l'area feste, venerdì, sabato e domenica, ritorna la festa della protezione civile. Ci saranno stand gastronomico e serate danzanti. Mentre sempre venerdì, sabato e domenica, ma dalle ore 21 presso Calipolis, una rassegna teatrale dal titolo Teatro sotto le stelle, dalle ore 21 tutti i giorni del weekend, è organizzata da Fita Varese. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova, una buona vacanza a chi ha già iniziato a farle e al prossimo video. Buona giornata a tutti!